Se l'oligarchia finanziaria è la vera detentrice del potere, la politica, secondo lei, che ruolo avrebbe? Ma la politica fino al 4 marzo dell'anno scorso è stata praticamente al servizio totale di queste oligarchie finanziarie. Io prima facevo un esempio dei vari trattati che sono stati firmati che hanno portato allo svuotamento delle sovranità nazionali. Se noi vediamo chi ha firmato quei trattati, erano tutti uomini che appartenevano alle organizzazioni della finanza speculativa. Io prima ho nominato il Club Bilderberg, ma c'è anche la commissione trilaterale, che è sempre una commissione dei membri della finanza speculativa e del grande capitale, che si riuniscono annualmente. Potrei nominare il RIA britannico, il CFR americano, il gruppo dei 30, che è ancora più esclusivo, ma ne posso nominare tanti. Ma se poi andiamo a vedere chi c'è dietro questi gruppi, i finanziatori sono sempre gli stessi, i membri del direttivo sono sempre gli stessi e i membri sono sempre gli stessi, e sono proprio coloro che noi abbiamo messo più volte, senza saperlo, al governo del nostro paese e che hanno firmato quei trattati che poi hanno portato alle cessioni di sovranità e al trionfo della finanza speculativa rispetto alle democrazie e al volere dei popoli. Questo è avvenuto con Prodi, per esempio, se facciamo un esempio, Prodi che ha firmato l'entrata nell'euro, il scambio lira-euro, il trattato di Maastricht, il trattato di Lisbona, eccetera, è stato uno dei principali artefici del passaggio all'Unione Europea. Prodi era membro del direttivo del Bilderberg, membro della commissione trilaterale e proveniva dalla Goldman Sachs, che è il potentato finanziario principale di questi gruppi. Se noi analizziamo il curriculum di Mario Monti, vediamo che è assolutamente identico: membro del direttivo del Bilderberg, membro del presidente europeo addirittura della commissione trilaterale, proveniente dalla Goldman Sachs. Anche lui, se guardiamo Mario Draghi, vediamo membro del direttivo del Bilderberg, membro della commissione trilaterale, membro del gruppo dei 30, è proveniente dalla Goldman Sachs. Quindi il curriculum è assolutamente identico a tutti coloro che poi hanno passato il potere decisionale dai popoli e l'hanno messo in mano alla finanza speculativa. Tutte quelle leggi che hanno distrutto il nostro paese, invece hanno spostato il potere in mano a queste lobby, e sta sono stati firmati attraverso trattati voluti dai membri stessi di queste organizzazioni. Questo purtroppo è un mosaico che nessuno è stato in grado di vedere, ma unendo i puntini si capisce chiaramente qual era lo scopo, il piano eversivo dietro queste organizzazioni, perché nessuno potrà dirmi che è una coincidenza che Prodi, che ci ha portato nell'euro, e Draghi, che ha eseguito le privatizzazioni negli anni 90 e poi è diventato governatore della Banca d'Italia e della BCE, e che Monti, che ha firmato il Fiscal Compact, il pareggio di bilancio, dell'introduzione in Costituzione del pareggio di bilancio, Andreatta e Ciampi, che hanno diviso il Ministero del Tesoro della Banca d'Italia. Possibile che tutte queste persone appartenessero tutti alle stesse organizzazioni sovranazionali, internazionali del capitalismo speculativo? E badate bene che i membri non sono tanti. Se i membri di queste organizzazioni, i membri italiani di queste organizzazioni fossero stati 100.000, uno dice: cavolo, su 100.000 è probabile che ci sia Monti, Draghi e Prodi. Ma se poi contiamo che i membri italiani sono, e non 15-20, trovare proprio tutti coloro che hanno segnato il passaggio dalla democrazia alla sinarchia europea, e allora ci rendiamo conto che forse c'è qualcosa sotto che non va. Oltretutto, se poi ci rendiamo conto dei legami che avevano tra di loro, perché per esempio, se vogliamo parlare di Monti e Prodi, qualcuno dice: vabbè, Prodi, parliamo degli anni 90, Monti del 2011, diciamo c'è anche un po' di differenza, invece assolutamente no. Nel 1983, quindi quando Monti non era neanche presidente della Bocconi, nel 1983, alla riunione della commissione trilaterale di Rockefeller, insieme ad Henry Kissinger, quindi un uomo di una potenza incredibile,
soprattutto all'epoca, insieme ad Henry Kissinger, alla commissione trilaterale, come relatori c'erano Monti e Prodi, insieme, erano già insieme nel 1983, quindi questo vi fa capire il piano da dove parte. Quando Monti fece parte della commissione Santerre, la commissione europea, che è stata l'unica commissione che è stata sciolta per atti di nepotismo, di corruzione, eccetera, è stato l'unico caso in cui è stata sciolta una commissione, era questa commissione Santerre della quale Monti faceva parte, fu Prodi a reintegrarlo nella successiva commissione. E di punti in comune ne hanno tantissimi, come hanno tantissimi punti in comune Prodi con Draghi, con Monti, con Andreatta, appartenevano tutti a uno stesso circolo che ha totalmente svenduto il paese alle organizzazioni della finanza internazionale, delle quali loro appartenevano con ruoli nel direttivo. Monti è stato il presidente europeo della commissione di Rockefeller, non è stato un semplice invitato, presidente europeo, è stato membro del direttivo del Bilderberg, Mario Monti è stato presidente della lobby belga Bruegel, è stato membro della commissione Attali per il rilancio della Francia, che è la nostra maggior competitor in Europa. Quindi a noi ce l'hanno presentato come il rettore della Bocconi, ci hanno detto arriverà un tecnico, il paese è in pericolo, arriva un tecnico e un membro della Bocconi di Milano. Invece no, quello era soltanto l'ultimo dei suoi incarichi, ma nessuno ci ha detto guardate, ci sono queste lobby potentissime della finanza speculativa e Mario Monti è un membro di spicco di tutte queste organizzazioni, oltre a provenire dalla Goldman Sachs, che è la banca che ha indotto la crisi sui mercati. E come lui, così è stato Draghi, così è stato Prodi. Quindi chi non è capace di vedere che esiste un vero e proprio piano messo in essere da queste organizzazioni attraverso degli uomini messi al governo del paese, e allora veramente è vittima di una cecità che oggi non è più giustificabile, perché oggi le cose sono venute fuori e nessuno può ignorare che ci sia stato un piano del genere che ancora provano a portare avanti. L'ultimo tentativo è stato proprio quando hanno destituito Berlusconi nel 2011. Proprio, ecco, dottor Amodeo, proprio in merito a questo, rimanendo sul binomio finanza-politica, sul crollo del governo Berlusconi nel 2011 sono fatte molte ipotesi. Qual è il suo parere in merito a questa vicenda? Allora, lì è abbastanza chiaro tutto, però è ovvio che anche in quel caso si tende a ragionare su altre ipotesi senza mai analizzare quella poi reale. Allora, io nel 2011 ero a St. Moritz ed era giugno 2011, ero con un gruppo di blogger, stavamo seguendo la riunione annuale del Club Bilderberg che quell'anno era proprio in Svizzera. Ora, a quella riunione parteciparono alcuni membri italiani. Uno di questi, parliamo di giugno 2011, quindi Mario Monti ebbe l'incarico a novembre 2011. A giugno 2011 Mario Monti era alla riunione del Bilderberg a St. Moritz come rappresentante italiano. Ora, Mario Monti non era un semplice invitato a quella riunione, perché anche sul sito ufficiale lo troviamo tra i membri del committee, ossia chiamiamolo direttivo. Insieme a lui nel direttivo c'erano il presidente della Deutsche Bank, Ackermann, c'era il presidente della Goldman Sachs, Sutherland, e c'era il presidente della Banca Centrale Europea, Trichet. Ok, quindi c'erano nel direttivo del Club Bilderberg a St. Moritz a giugno del 2011, c'era Mario Monti con varie altre persone, erano nel direttivo, erano una quindicina, ma in particolare con i tre presidenti di tre grossi potentati bancari. Ora, se noi apriamo un attimo i giornali di luglio del 2011, quindi un mese dopo quella riunione, io ce li ho davanti e li mostro sempre quando faccio le presentazioni del mio libro, troviamo un articolo del Sole 24 Ore che dice: come mai la Deutsche Bank ci sbatte all'inferno vendendo l'88% dei nostri titoli se soltanto qualche mese prima esprimeva un parere lusinghiero sulla nostra
economia e sulle nostre banche. Poi c'è un articolo di Milano Finanza che dice: è ormai assodato che è stata la Goldman Sachs a innescare la vendita di BTP che ha portato l'impennata dello spread. E poi abbiamo come cronaca sicuramente la questione che tutti conoscono della lettera inviata dalla Banca Centrale Europea al governo Berlusconi, quindi da Trichet insieme a Draghi al governo Berlusconi, con delle misure irrealizzabili. Oltretutto la Banca Centrale Europea poi si rifiutò di acquistare i titoli italiani, eccetera. Quindi se noi uniamo un attimo i puntini, ci rendiamo conto che Monti si trovava a giugno del 2011 in una riunione a porte chiuse con i tre membri delle tre banche, i tre presidenti delle tre banche che causeranno il mese dopo la crisi dello spread, quella stessa crisi dello spread che servirà per portare al governo proprio Mario Monti, che era il membro del direttivo di quelle organizzazioni con cui quella crisi l'ha indotta sui mercati. Ora, chi può venirmi a dire che non si tratta di un qualcosa di orchestrato e di organizzato? Se parallelamente, perché qualcuno potrebbe parlarmi ancora di coincidenze e dire sì, è vero, le azioni di queste tre banche sono in dubbio, sono uscite su tutti i giornali, ma il fatto che che i presidenti di queste banche fossero con Monti alla riunione del Bilderberg può essere una semplice coincidenza? No, la stessa cosa è avvenuta in Grecia, dove a Papandreou Papandreou viene sostituito con Papademos, che era membro del Bilderberg, membro della Trilaterale, veniva dalla Banca Centrale Europea sotto a Trichet. Quindi, come vedete, il cerchio si chiude, sono tutti membri delle stesse organizzazioni, tutte collegate tra di loro. Quindi in Grecia è avvenuta la stessa identica cosa che è avvenuta in Italia. Viene destituito un governo democraticamente eletto che si era rifiutato di mettere in essere delle misure, che si era rivelato euroscettico, e viene sostituito con un membro di queste organizzazioni. Con Papademos è stato ancora più clamoroso, perché Papademos era governatore della Banca di Grecia quando la Banca di Grecia truccava i conti insieme alla Goldman Sachs per permettere l'entrata della Grecia nell'euro, quella decisione di truccare i conti che fu poi catastrofica per la Grecia. E chi l'aveva fatta? Proprio Papademos insieme alla Goldman Sachs. E poi Papademos divenne il presidente tecnico in Grecia, cioè il nostro Monti. Quindi, come vedete, loro hanno agito parallelamente su più fronti, ma usando sempre lo stesso copione, cioè destituire i governi democraticamente eletti e mettere i propri membri. Quei membri poi avrebbero firmato tutti i trattati a favore della finanza speculativa, quindi di chi li aveva voluti al governo e contro i popoli. E qui arriviamo a Mario Monti, che arriva al governo e invece di traghettare semplicemente il paese verso elezioni democratiche, l'unica cosa che avrebbe potuto fare un presidente del consiglio tecnico, perché non avendo investitura popolare, l'unica cosa che poteva fare è traghettare il paese verso nuove elezioni. Invece lui che fa? Firma in pochi mesi tutti i trattati e leggi che avranno vincolato poi il paese per sempre all'austerity, perché oggi Mario Monti non c'è più, ma il suo pareggio di bilancio in Costituzione è ancora lì e determina le nostre politiche sociali, economiche, di bilancio per sempre. Quel pareggio di bilancio, anche se Mario Monti non c'è più, vincolano le nostre decisioni e le nostre vite per sempre. Quindi loro cosa fanno? Mettono un proprio membro al governo del paese in maniera non democratica, sanno che non potrà durare perché prima o poi bisognerà andare alle elezioni. Quindi in quei pochi mesi gli fanno firmare tutti i trattati che nessun presidente del Consiglio che deve rispondere al popolo avrebbe mai potuto firmare. Quindi questa è la loro strategia e questa è quella che hanno sempre messo in campo dal 1992 fino ad oggi. Tant'è vero che qual era il precedente governo tecnico che abbiamo avuto in Italia? Era il governo di Ciampi. Quindi la strategia è sempre uguale. Ovviamente questi personaggi fedeli a questi poteri vengono poi premiati. Ciampi poi diventerà presidente del Consiglio, poi diventerà Presidente della Repubblica. Stessa cosa è avvenuta con Amato, è avvenuta con Napolitano, è avvenuta con Prodi, che non è diventato Presidente della Repubblica perché è stato impallinato dai suoi, ma altrimenti il piano era questo, perché il loro copione è identico, loro non variano di una virgola,
Per questo è adesso la situazione che sta sfuggendo di mano, perché questi meccanismi stanno venendo alla luce, loro altri non li conoscono, e quindi veramente siamo in un momento in cui possiamo riprendere le redini in mano del nostro paese e delle nostre vite. Però la guerra è in atto e sarà veramente senza esclusione di colpi, e speriamo che questo governo possa reggere il confronto. Quello che lei ha asserito lo ha magistralmente denunciato al Parlamento, nel Parlamento europeo, Nigel Farage, che accusò di ingerenze, lui parlava di ingerenze di strutture massoniche relativo al governo italiano lecitamente eletto e che aveva il mandato popolare per governare. La stessa cosa dicasi per la Grecia, a dimostrazione che quello che dice è anche supportato nel consenso europeo da Nigel Farage. Ma ritorniamo a noi. L'attuale scontro tra il governo Lega 5 Stelle e il governo del cambiamento con Bruxelles sta portando ad una crescita del rancore, della disaffezione degli italiani verso l'Unione Europea. Tutto questo nel mezzo di una sempre maggiore avanzata dei partiti sovranisti in tutta Europa e del clima rivoluzionario in Francia innescato dai gilet gialli, che sta portando alla crisi politica di Emmanuel Macron. Anche lui si parla uomo del grande capitale, salutato al di là della sua elezione con la speranza antipopulista per l'unità dell'Europa. Secondo le tematiche del suo testo, lei come legge tutta questa situazione? Questa è la ribellione dei popoli a queste oligarchie finanziarie. Io la leggo con una disaffezione dei popoli all'Unione Europea, perché i popoli all'Unione Europea non sono mai stati affezionati, né hanno mai avuto modo di poterlo dimostrare, perché non è mai stato chiesto ai popoli cosa pensassero dell'euro, dell'Unione Europea. È sempre stato tutto imposto, però fin quando erano tenuti in uno stato di apatia, per ritornare alle parole che scrivono nei loro report queste organizzazioni, finché vivevano in uno stato di apatia, e quindi gli venivano imposti i governi uno dietro l'altro, abbiamo visto con la successione tra Monti, poi Letta, poi Gentiloni, eccetera, non erano in grado, non avevano proprio materialmente la possibilità di capire cosa stesse accadendo. Il 4 marzo invece è avvenuta una vera e propria rivoluzione, che io quello che dico, per 25 anni il popolo italiano è stato in uno stato di ibernazione. Che cosa vi spiego meglio? Se noi guardiamo cosa sta monopolizzando il dibattito politico, parlamentare e mediatico dal 4 marzo in poi, leggiamo materie come euro, trattati europei, sforamento dei vincoli, le aste dei BTP. Allora, l'euro non è che ha cominciato a dare problemi nel 2017, quindi sarebbe giustificato cominciarne a parlare nel 2018. L'euro ha cominciato a dare problemi 2 anni prima di entrare in vigore. Quindi parliamo che l'euro ha cominciato a dare problemi nel 99. Come mai che dal 99 al 2018 il dibattito politico sull'euro non c'è mai stato? Nessuno che analizzava in televisione un grafico per dire: scusate, ma se noi quando siamo entrati in questa moneta unica la nostra produzione industriale è crollata rispetto a quella della Germania, scusate, ma se noi abbiamo nella bilancia dei pagamenti siamo andati in deficit da quando siamo entrati in questa moneta, è schizzato il tasso di disoccupazione, abbiamo perso competitività, perché queste cose non sono mai state analizzate negli anni a seguire l'entrata nell'euro, ma ne parliamo adesso. I danni dei vincoli di bilancio, i vincoli di bilancio, che questo famoso 3% che sembra una cosa che sia nata ieri, perché se ne parla solamente con questo governo, la gente, il popolo ha percepito questo 3%, lo sta cominciando a sentire da mesi, ma il vincolo del 3% è quello del trattato di Maastricht del 1992, come mai che questa cosa è totalmente scomparsa per anni dal dibattito parlamentare, mediatico? Ma questo su tante cose. La questione dello sforamento: quando noi siamo entrati nell'euro, la Germania ha sforato per anni tutti i vincoli, ma le abbiamo mai sentito parlare? Ma abbiamo mai visto aprire un'infrazione nei confronti della Germania? Abbiamo mai visto altri paesi
o l'Italia stessa dare conto alla Germania per aver sbagliato i vincoli? Mai. Di tutte queste cose noi ne stiamo sentendo parlare da 4-5 mesi, stessa questione dello spread. Anche lo spread esiste da quando siamo entrati nell'euro, non è che esiste dal 2017 o dal 4 marzo. Allora c'è qualcuno che si chiede, ma come mai, se sono argomenti che risalgono a 25 anni fa, noi ne stiamo parlando oggi sui giornali, oggi in televisione? L'unico posto dove se ne parlava era il web, ma restavano argomenti confinati al web. Quando una persona pensa e comincia a ragionare su questo dato, dice aspettate, allora qualcosa è successo, vuol dire che per 20 anni questi governi che si sono succeduti sono stati funzionali al cartello finanziario, perché hanno chiuso il dibattito e lo hanno relegato alle questioni interne. Berlusconi, le Olgettine, il PD, il sindaco che ruba, il papa di Renzi, e così hanno fatto, hanno cominciato nel 92 con Tangentopoli, la tangente, eccetera. Cioè hanno chiuso il dibattito a questioni puramente interne, in modo che all'esterno invece chi muoveva i fili e chi realmente stava ingabbiando il paese in una spirale di debito, in una spirale di crisi permanente, poteva agire in maniera indisturbata. Quindi a me fa ridere quando io oggi apro i giornali e leggo cose che risalgono a decisioni prese 25 anni fa. Dico, ma per 25 anni noi che cosa abbiamo fatto? Siamo stati completamente, lasciatemi passare la parola, ibernati. Il 4 marzo, il vero miracolo, al di là di quelle che poi sono le politiche e le promesse che riusciranno realmente a portare avanti, ma il popolo è stato messo finalmente in grado di poter capire certe dinamiche, giudicarle, è stato messo a conoscenza che ci sono dei poteri sovranazionali che stanno in qualche modo determinando le sorti del nostro paese, e quindi anche la parola potere forte, che un tempo era raccontata come qualcosa di intangibile, di invisibile, oggi invece hanno dei nomi, hanno dei cognomi, e lo vediamo anche con la Commissione Europea, con i vari commissari. Piano piano questa figura di questi poteri forti sta prendendo forma, e il popolo si sta rendendo conto che forse fino adesso è stato ingannato, ci sono state nascoste tantissime cose, e che c'è la volontà di tenere il popolo in uno stato di crisi permanente, perché lo stato di crisi dei popoli è la ricchezza di queste organizzazioni. Noi, dottor Amodeo, la ringraziamo a nome di Agenzia Stampa Italia, ricordando che comunque ai lettori, chi volesse conoscere di più questi interessanti argomenti, lo potrà fare sabato 15 dicembre, dove il dottor Amodeo presenterà a Perugia, presso la Sala Santa Chiara, via Tornetta 7, presso l'associazione Porta Susanna, la Matrix, il libro La Matrix Europea. Tra i relatori vi sarà anche il giornalista e scrittore Marco Nicoletti. La conferenza verrà coordinata da me, Ettore Bertolini, direttore del quotidiano multimediale Agenzia Stampa Italia. Grazie, dottor Amodeo, per questa bellissima chiacchierata, che noi invitiamo sempre i nostri lettori ad approfondire sempre gli argomenti, ad aprire la mente. Devono. Sul sito francescoamodeo.it possono trovare tutte le fonti e gli articoli che